I musei provinciali di Borgo Castello a Gorizia si arricchiscono di una nuova sezione permanente dedicata alle meraviglie delle madri orsoline. Meraviglie perché si tratta di un enorme patrimonio artistico costituito principalmente da ricami e merletti che hanno realizzato nel corso della loro presenza a Gorizia. La mostra sulle orsoline ai musei provinciali di Borgo Castello a Gorizia cresce con un nuovo allestimento. Sicuramente, adesso inauguriamo un ampliamento della parte espositiva con una serie di capolavori che provengono dal monastero goriziano di Sant'Orsola. In primis, come possiamo vedere, il pezzo forte, il grande mobile da sacrestia che è stato minuziosamente restaurato proprio per questa occasione, ma naturalmente i pezzi in esposizione sono davvero molti. Devo dire che la specificità però di questo allestimento è un'impostazione didattica che, grazie all'inserimento di multimediali, quindi cornici digitali, di video, fanno vedere al visitatore effettivamente come si realizzavano queste meraviglie, questi capolavori dell'arte tessile che si possono vedere qui in mostra. Risale esattamente a 350 anni fa l'arrivo delle Orsoline a Gorizia. Esattamente, proprio come oggi, l'8 aprile 1672, un primo gruppetto di Orsoline arrivava a Gorizia dopo aver attraversato l'Europa fondando diversi monasteri. Dopo l'ultima tappa a Vienna, arrivavano a Gorizia. Dopo l'inaugurazione della mostra di qualche mese fa, si inaugura questa sezione permanente del Museo della Moda che presenta, diciamo, in maniera, speriamo, di facile lettura tutte le tecniche del merletto, la storia delle madri orsoline qui a Gorizia, la storia delle maestre e delle madri merlettaie attraverso molti secoli di permanenza qui nella città. L'intento è di approfondire una parte importante della storia di Gorizia e non solo. Assolutamente sì, questo è stato l'intento fin dall'inizio, nella convinzione che dovesse restare patrimonio della città, dei cittadini e soprattutto in vista del grandissimo appuntamento del 2025 di Nova Gorizia, Gorizia capitale della cultura, possa avere una ribalta importante come merita. Il Museo della Moda di Borgo Castello a Gorizia si arricchisce di una sezione permanente dedicata alle meraviglie delle madri orsoline. Io sono rimasta meravigliata stamattina, sia quando ho visto il pullman che abbiamo allestito con la riproduzione gigantizzata di alcuni ricami delle orsoline, che non si possono definire ricami ma sono opere d'arte, perché il digitale ci consente di vedere la ricchezza di questo lavoro, la ricchezza, l'importanza, la fatica. Non ce n'erano di presbiti tra le madri orsoline, evidentemente, perché stiamo parlando di millimetri di lavoro e questa bellezza della macchina liturgica, mi è stato spiegato che si chiama così, costituita dal mobile che conteneva i paramenti sacri e dai due inginocchiatoi che stanno ai lati con le preghiere come promemoria. Io credo che questo sia un bel regalo a Gorizia e un bel viatico per il suo percorso verso il 2025 e sono fiera che l'abbia fatto Erpac. Sta prendendo sempre più forma l'offerta culturale in vista del 2025 di Gorizia e Nova Gorizia, capitale europea della cultura. Noi sappiamo che dobbiamo fare una maratona, però la maratona si fa partendo abbastanza piano, consolidando il passo e poi, se avanza fiato, accelerando verso il traguardo. Io credo che avanzerà fiato, credo che siamo partiti bene con il passo giusto e che proseguiremo e faremo tutta la nostra maratona fino al 42,5 prescritto.